Allora, ragazzi, buongiorno. Oggi domenica 3 settembre. Torniamo a controllare le casse che stiamo trattando con il multivitaminico della Binetter. Controlliamo lo stato a distanza di praticamente 7-8 giorni dalla prima somministrazione. L'abbiamo somministrata altre 2 volte, un'altra volta spruzzata e una volta nel nutritore a tasca. Ovviamente stiamo monitorando le famiglie, quelle più in difficoltà, per questo adopriamo questo trattamento proprio ed esclusivamente sulle famiglie che hanno avuto difficoltà nella ripartenza dopo il blocco. Queste sono famiglie che hanno subito tutto il blocco, sono famiglie che stavano sul castagno e non hanno prodotto, per cui sono famiglie che non hanno comunque scorte di per sé, non hanno potuto fare scorte di per sé, sono state nutrite diverse volte, sia con candito che con un giro di sciroppo. Abbiamo qua davanti l'edera, la vediamo. Ci sono tutti i fiorellini, ma sono ancora chiusi, per cui c'è tempo, credo, ancora una settimana prima che inizino ad aprire le prime fioriture di edera. Nel frattempo vediamo tanti calabroni intorno da qua e questo ci dà un po' noia. Va bene, ok, apriamo un attimo e controlliamo lo stato. Questa era una famiglia. Vediamo un attimo insieme. Allora, intanto vediamo un attimo qua. Come potete vedere, era una famiglia che già era stata predisposta a una fase di preinvernamento, è stata ristretta da 9 a 6 telai, proprio per incentivare, proprio per restringere un po' la camera di covata, in quanto la regina faceva molta fatica a ripartire. Adesso la controlliamo un secondo insieme, vediamo quello che succede. Togliamo il divisorio, il nutritore, che utilizziamo come divisorio. Le api sono molto nervose e questo sicuramente è sinonimo di fame. Oggi è una giornata un po' ventilata, comunque una temperatura accettabile, intorno ai 27-28 gradi in questo momento, qua siamo a 700 metri. Allora, il numero in teoria ci sarebbe, vediamo i primi telaini, non c'è tanta ape, non ci sono tante api, questo è praticamente pari allo zero, come telaino, quasi pari allo zero da questo lato. Da quest'altro lato c'è un po' di nettare, sì, un pochino di nettare e qualche cosina di polline giallo, forse qualche etera in basso che sta aprendo, comunque è una sponda praticamente vuota. Adesso sicuramente appena terminiamo il giro passeremo di nuovo a mettere un giro di un panetto di candito a tutte, perché da qui a 6-7 giorni che possa aprire l'edera, insomma, non possiamo lasciarla alla fame. Controlliamo il secondo, qua troviamo la covata. Ecco qua, io mi ricordo bene che questa regina aveva una piccola rosellina di covata da una parte e basta, mentre sembrerebbe che comunque sia, non so se si nota, penso di sì, qua è una zona ombrosa, purtroppo in questo momento c'è un'ampia covata, sembra abbastanza buona, è una covata che sta nascendo, c'è ancora qualche puntino di varroa, uno, due, vabbè, quella ci può stare ovviamente, vedremo poi. Da qui a una mesata, qua abbiamo la stessa identica covata dall'altro lato. Come potete notare, non ci sono scorte, non c'è corona, zero, non c'è ancora del polline dentro.
quindi sono api che andranno nutrite oggi. Le facciamo calmare un po' perché sono molto aggressive, sicuramente qua è dovuto veramente alla fame questo. Vediamo un attimino quest'altra, qua abbiamo un'altra covata, abbiamo comunque tutta covata percolata. Finora non vedo qua in questo lato, ecco tutta covata nascente, come vedete le api stanno nascendo in questo momento, qua la potete vedere una, non so se riuscite, vi tolgo questo che forse dà fastidio, qua stanno nascendo, queste sono api che stanno nascendo proprio in questo momento, eccole qua. Una nasce adesso, un'altra qua, un'altra sotto. Qua la covata più ampia. Qua abbiamo una covata più ampia. Non vediamo la regina, non so dove stia. Però non c'è covata fresca. E il resto, per quello che riguarda il resto, è idem allo stesso. Non c'è nettare, non c'è sponda, non c'è corona, non c'è polline. Quindi famiglie affamate. Questo è un telaio più pesante, vediamo che c'è. Allora, questo è un telaio, diciamo, cosiddetto centrale. Allora, qua la covata più ampia, qua abbiamo anche la regina, la possiamo vedere. È una nostra, gialla. Eccola qua. Se riuscite a vederla, qua, togliamo questo. Questa è la nostra regina, è una bella regina, però fa un po' fatica a riprendersi. Comunque notiamo anche, qua si può notare, in questo tratto, ecco qua c'è un bel giro ampio di covata fresca. Ci sono sia larve, le uova non riesco a vederle. È una zona ombrosa, purtroppo non riusciamo a vederla. Comunque... ecco qua, questo è un telaio che la covata è più grande, è quello centrale, questo è quasi, quasi tutto covato, è depositato praticamente. Stanno importando del polline giallo, sicuramente, qua non so se riuscire a vederlo, sicuramente un po' di edera da qualche parte è aperto. Andiamo avanti, controlliamo il prossimo e poi la chiudiamo, tanto... adesso vedremo questo prodotto, i pro, se effettivamente sono come speriamo, oppure se ha bisogno di qualcos'altro. Qua c'è covata fresca, questo è un telaino di covata fresca, da un po' arenata già, e qua, eccolo qua, voi non so, faccio fatica io, mi dispiace veramente, ma qua comunque... vi posso garantire, eccola qua, non so se riuscite a notarla, dentro c'è tutta covata fresca. Quindi 1, 2, 3, era una covata, era una cassa, una famiglia che aveva solo una piccola rosa di covata la settimana scorsa, oggi siamo a 3 di covate, ovviamente sono covate di questo periodo, non riempiono totalmente il telaio, però comunque già che qualche cosa si muove, segno buono. Qua anche abbiamo un po' di covata, un po' di polline bianco, un po' di polline giallo di etere, eccole qua, se penso che riuscite a vederle, qualche apina con in su il polline giallo. Eccolo qua, un po' di polline giallo sulle zampine, questa, speriamo bene, via, va bene, con questo, questa la possiamo richiudere, ovviamente non possiamo tirare le righe e dare una valutazione nostra oggi, perché comunque questo prodotto, ultravitamine B+, della B-Nectar, va somministrato per un periodo per 8-10 volte, un periodo all'incirca di un paio di mesi.
Quindi noi è la terza, la seconda, terza volta che glielo somministriamo, sono all'incirca 8 giorni. Che dire? Ovviamente la regina è ripartita e abbiamo già 3/4 telai di covata. Per ciò che riguarda le scorte, purtroppo quello non dipende dalla famiglia, ma dipende purtroppo dall'areale, dalla zona qua intorno, che qua non c'è niente, non c'è nulla. Adesso gli faremo fare un po' d'etere prima di portarlo in basso, perché qua altrimenti poi fino a che si muovono i noccioli a febbraio-marzo non trovano assolutamente nulla. Le porteremo fuori e vedremo quello che succederà. Intanto la chiudiamo e vi terremo aggiornati per ciò che riguarda questo prodotto. Noi lo faremo in modo trasparente ogni volta che verremo a controllare. Adesso lo faremo ogni fine settimana, vedremo l'andamento. Non so le altre, non l'ho aperto, queste sono tutte trattate con il prodotto che la Binetter gentilmente ci ha offerto e noi lo stiamo testando. Quindi con questo io vi saluto, mettete un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se riusciamo a crescere vedremo e speriamo di poter fare qualcos'altro, altrimenti andremo avanti così lo stesso, senza nessun problema. Vi auguro una buona domenica, una buona apicoltura a tutti. Ciao ragazzi.